ringrazio per esservi collegati e vi auguro un buon ascolto. E desidero in questa mia seconda diretta proseguire con voi l'analisi a voce alta di quella che potrà essere una scelta, penso, saggia e fruttuosa per il bene sociale delle prossime votazioni del 25 settembre, se si andrà a votare, perché personalmente nutro ancora questo dubbio. Iniziamo comunque prima di tutto con il segno della croce e una brevissima preghiera, Ave Maria, proprio affinché lei vegli su tutti noi e sui nostri bisogni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Adesso, cari amici, vi chiedo se volete di attivare le notifiche e di condividere questa diretta, così riusciamo a raggiungere altri amici. Allora, tornando un po' al nostro discorso, io in questi giorni ho guardato un po' in rete e ho visto video di vario genere che analizzano l'ipotesi di voto appunto del 25 settembre. E tutti ovviamente trattano gli argomenti che ormai conosciamo tutti bene, anche se devo dire che il più completo e chiaro, per quel che mi riguarda, è quello di Monsignor Viganò e che metterò su questa pagina Facebook domani, quindi la potrete trovare. Da parte mia, come ho già fatto la volta scorsa e come farò la prossima e ultima volta, perché poi si voterà, forse, cercherò di analizzare la possibilità di voto. In particolare per noi cattolici, ma anche per tutti gli uomini e le donne di buona volontà che vogliono costruire la società anziché distruggerla, e per farlo, dal mio punto di vista, c'è un solo modo. E ce l'ha descritto molto bene San Giovanni Paolo II, quando ha detto: la pace richiede quattro condizioni essenziali: verità, giustizia, amore e libertà. Ovviamente si tratti di verità, giustizia, amore e libertà insegnate da Cristo, avendo Lui come riferimento, altrimenti la verità potrebbe diventare soggettiva, la giustizia non avrebbe parametri valutativi, l'amore sarebbe egoistico e la libertà potrebbe diventare libertinaggio. Purtroppo nella politica italiana si è abituati a sentire la frase che dice: lo Stato è laico e non è confessionale. Quindi non si possono, secondo le persone che la pensano così, trattare argomenti inerenti alla fede contestualmente alla politica. Ma devo dire che è altrettanto vero che un cattolico non può accettare leggi laiche che intacchino l'ambito confessionale, perché dobbiamo mettere Dio al centro di ogni nostra scelta. Anche perché quando saremo al suo cospetto non potremo dire: ho votato per l'aborto, ad esempio, perché in quel momento facevo politica, e così per ogni cosa, no? Tra l'altro, a proposito di politica, ieri sera mi è successa una cosa strana che mi ha colpita parecchio, perché per la prima volta ho interpretato la parola Parlamento per quello che veramente oggi lo rappresenta, il Parlamento stesso, no? Mi è saltata agli occhi, per così dire, se così si può dire, un'evidenza che immagino possa essere sfuggita a molti. Se dividiamo a metà la parola parlamento, è chiaro che il significato è parla uguale parola e mento uguale mentire. Quindi in quell'unica parola spezzata in due, il vero significato diventa mento mentre parlo, ed è esattamente quello che fanno tutti gli attuali politici e non solo, anche tutti coloro a loro asserviti per motivi di convenienza, ovviamente. Ci siamo fidati di tutti finora, appunto giornalisti, politici, opinionisti, influencer, sportivi, attori, cantanti, come dice il mio amico Danilo Quinto, adulatori pagani, che dal carrozzone del loro mondo virtuale e reale vorrebbero ipnotizzare il mondo intero e purtroppo per il momento riuscendoci anche su vasta scala. Però ho anche riflettuto un'altra cosa, questo spezzare in due la parola, cioè vita, la parola è vita, spiritualmente parlando. Quindi spezzare come il pane, quando gli apostoli riconobbero Gesù mentre spezzava il pane, ci insegna che è già nelle parole la verità nascosta. Perché
Parlamento oggi, quindi Parlamento. Zelensky, se vi ricordate, l'altra volta quando vi ho detto, e potete farlo se non avete sentito, e potete farlo andando su Google Traduttore, quindi tradurre dall'ucraino all'italiano, che spezzando il nome Zele e poi Nski, dal croato all'italiano dall'ucraino all'italiano diventa il male. Quindi parlamento, parlare mentendo, Zele, Nski, il male. Tornando a noi, e in virtù delle tante menzogne che ci vengono dette quotidianamente, penso sia possibile che a breve potremo avere un colpo di scena, magari chiamato urgenza non programmata, che ci impedirà di andare a votare. Io non so, sto sempre pensando a questa cosa, poi magari mi sbaglio, ma non mi sento di escluderlo. Dal mio punto di vista, il preludio di questo possibile colpo di scena è già in atto, in quanto con DPCM del 1 agosto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 settembre, verranno conferiti, udite, purtroppo, proprio il 24 settembre, cioè il giorno prima delle votazioni, poteri speciali a Draghi. Questo DPCM che riguarda in termini tecnici, tra l'altro non ho mai capito perché la politica utilizza un linguaggio tanto noioso e complicato, quando per risolvere i problemi basta solo tanta praticità e voglia, dal titolo quindi questo DPCM, regolamento recante disciplina delle attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri propedeutica all'esercizio dei poteri speciali. Che roba! Che, vista la persona designata, cioè Draghi, e vista la situazione geopolitica in atto, non è per nulla rassicurante. Preghiamo. In ogni caso, comunque, penso anche che sia che andiamo a votare, sia che con un colpo di mano ce lo impediscano, il risultato comunque non cambierebbe. Perché in Italia abbiamo avuto già due governi asserviti al regime globalista che nulla ha fatto per il popolo, ma piuttosto si sono messi proni ai voleri di chi li comanda veramente. Abbiamo visto come in America la stessa regia ha invalidato la vittoria di Trump per portare avanti il programma di poteri sovranazionali. Abbiamo visto come usano i loro uomini designati per fare il lavoro sporco, chiamiamolo così, per poi scaricarli senza tante cerimonie appena non servono più. In Italia abbiamo visto Conte, Speranza, Di Maio, che oramai sono i più recenti, e come dire, dalle stelle alle stalle, no? Abbiamo visto come, seppur abbia vinto la destra più volte, ha di fatto governato la sinistra, ed inoltre sia la destra che la sinistra non hanno potuto né voluto difendere il popolo dall'agenda mondialista che vorrebbe farci draghettare verso il gran reset, con Cingolani che spinge per la transizione ecologica, virus vari di cui penso il Covid sia il primo e meno letale. Ed è stato, per quel che penso, solo una prova tecnica per vedere la reazione delle persone, che ovviamente hanno avuto la reazione che loro avevano presupposto. Fieri igienici, con cui dichiarano di voler curare, quando in realtà non solo fanno ammalare, ma anche morire. Ovviamente morti non dichiarati nel modo corretto. Migliaia di persone fierate e ammalate che oggi purtroppo sono abbandonate al loro destino, e adesso piano piano stanno uscendo fuori comunque queste tematiche, no? Siamo arrivati al limite del collasso del sistema sanitario. E un'ultima cosa mi ferisce profondamente, oltre queste già dette, ed è il pensiero che va a tutti i medici, sanitari e parasanitari competenti che abbiamo in Italia, privati da tantissimi mesi dallo stipendio perché non vaccinati, ma sostituiti da medici, sanitari e paramedici ucraini non vaccinati, che spesso non conoscono nemmeno la lingua. Cioè, questo ce lo devono proprio spiegare. In questi mesi, ultimi mesi, c'è stata, secondo il mio modo di vedere le cose, un'accelerazione del male, con cui hanno provocato la siccità, con conseguente e ovvia carestia che vedremo a breve. Casomai potessimo nutrirci con la carne, ce ne vorranno privare per sostituirla con insetti da loro decantati come succulenti, dimenticando però di informare la popolazione che sono dannosi per la salute. Ovviamente, se si avrà fame, si mangeranno anche quelli, se li troveremo.
Mi è venuto in mente mentre pensavo a questa diretta che volevo fare questa sera, a quando ci facevano cantare Bella Ciao e l'inno di Mameli, proprio a noi, che siamo un popolo ignorante storicamente, quindi Bella Ciao, beh, e parlando, cioè storicamente parlando, e per nulla patriottici, no? Con l'inno di Mameli, ma. E ci galvanizzavano con slogan del tipo ce la faremo, oppure andrà tutto bene. Invece ad oggi possiamo tristemente affermare non solo non ce la faremo, ma non andrà nemmeno tutto bene, perché ci stiamo fidando di uomini, i quali non potranno aggiungere un solo minuto alla loro vita. Non volendoci fidare ed affidare, come avremmo già dovuto fare da sempre e da molto, all'unico che ci potrà veramente aiutare e salvare, Dio. Faccio una breve panoramica di questi ultimi tempi, giusto per avere un quadro proprio visivo. I nostri governanti hanno svenduto il nostro paese, impoverendo noi tutti, italiani, arrivando a toglierci anche, cosa mai successa prima, il diritto costituzionale al lavoro. Dio ci ha dato una dignità, un'identità, per nome ci chiamò, e loro ce le hanno tolte. Dio ci ha dato dei genitori, Adamo ed Eva. È l'esempio di famiglia, sacra famiglia, e loro ce li hanno tolti. Dio ci ha donato il soffio della vita e loro ce lo vogliono togliere tramite aborto ed eutanasia. Non dimentichiamo inoltre una cosa veramente che dà accapponare la terra, la pelle, scusatemi, che dal 15 ottobre del 2021 al 9 gennaio del 2022 è arrivata alle scuderie del Quirinale la celeberrima porta dell'inferno, come se non bastasse già l'inferno che hanno creato, no? Hanno proprio dovuto mettere il sigillo con la porta dell'inferno. E se non è Luciferino tutto questo, con quale altro nome possiamo definire quello che sta accadendo? Perché stanno facendo tutto questo? Certamente nulla al caso. E il loro piano preparato e attuato da decenni, perché questo, come dire, è l'epilogo di quello che gradualmente con la finestra di Overton ci hanno abituati a vivere, ormai sta diventando chiaro anche a noi cosa stiamo subendo. Ma io mi domando, come ha fatto il popolo italiano a smarrirsi così tanto? Posso capire i giovani che hanno vissuto solo questo, ma noi, noi. Come facciamo a non ricordare ciò che eravamo? Ricordiamo le nostre estati, il mare, il sole, gli amici, i gruppi e non la solitudine nei nostri ragazzi con la tecnologia che ha sostituito l'umanità. Le belle canzoni di autori degli anni 60, 70, 80. Provate a ascoltarne di nuovo una. A me è capitato pochi giorni fa, veramente un altro mondo. Un mondo che ci insegnava il bel sentimento tra uomo e donna, pieno di attese, aspettative, film romantici. Facciamo memoria delle nostre radici, perché noi siamo quelle, non la pianta quasi morta di oggi che produce frutti marci perché nutrita con veleno. Dove sono finiti i nostri sogni? Chi li ha trasformati in incubi? Purtroppo il popolo italiano, seppur buono, è un popolo che ha guardato in ogni ambito al proprio piccolo orticello, privi di ideali, di memoria storica, di lungimiranza, di paternità e maternità, non solo perché le famiglie sono praticamente quasi tutte distrutte, ma anche perché il popolo italiano non ha saputo tutelare il futuro dei propri figli. Il popolo italiano, guardandolo così, è come un piranha che mangia tutto, come un drogato che deve appagare immediatamente i propri bisogni, incapace di darsi delle priorità per il proprio e altrui bene, confondendo il piacere dell'attimo fuggente con la solidità di una vita ordinaria e ordinata, che porta pace e benessere per se stessi e per gli altri. Siamo un popolo bulimico in ogni azione, nel divertimento, nel lavoro, nello spreco, nel materialismo, nel sesso, nel potere. Siamo un popolo che si riempie di tutto per vomitare tutto. Ci hanno privato di tutto. Perché non avere identità, famiglia, regole porta ad un'anarchia collettiva autodistruttiva. Non pensiamo però di poter fare come il figlio il prodigo,
che dopo aver sperperato ogni bene torna dal padre, il porto sicuro, e si accontenterebbe di mangiare anche le carrube, seppur gli viene offerto il vitello grasso. Dobbiamo sapere molto bene che quel tempo è passato. Oggi, non ci sarà cibo né acqua, perché siamo stati come le vergini stolte che non hanno preso l'olio della propria lampada. Il popolo italiano, inoltre, mi sorprende ancora di più di questi pseudo politici che fanno ciò che gli comanda chi li mette al potere. Mi sorprende di più perché non è stato in grado di tutelarsi, annebbiato dal nichilismo che lo ha travolto. Se ci troviamo oggi al punto in cui siamo, è colpa dei nostri politici, ma è ancor più colpa nostra. Perché per il nostro egoismo e la lontananza da Dio ci ha ottenebrato la mente, questo egoismo e questa lontananza da Dio. Altrimenti avremmo individuato la perversione in atto e l'avremmo sradicata. Così siamo caduti nel baratro più profondo. È vero che in queste mie analisi mi rivolgo principalmente ai cattolici, ma penso che ogni persona di buona volontà che desideri vivere in un mondo migliore e lasciare in eredità un mondo che possa dare un futuro alle nuove generazioni, possa condividere questi pensieri. Questi uomini di potere, ominicchi, e qua li definirebbe Leonardo Sciascia, hanno arbitrariamente e contrariamente al pensiero del popolo trasformato il nostro pianeta, che poteva essere un paradiso, in un inferno. Ci tengo a precisare che gli insegnamenti cattolici in realtà permettono una vita migliore per tutti, ed è arrivato il momento di avere il coraggio di dirlo. È arrivato il momento di dire che è stata costruita una società dove si definisce il bene male e il male bene. Quindi è fondamentale tracciare linee guida ove si interrompa completamente questa follia generale, questa anarchia distruttiva e questo relativismo in cui ci hanno fatto sprofondare. Questo meccanismo però oggi potrà essere interrotto solo dal granellino che fermerà questa macchina infernale che sembra inarrestabile, ma che sicuramente verrà sconfitta tramite la variante inaspettata, perché il bene ha già vinto e loro lo sanno. Per questo motivo hanno fretta e sono scatenati. La variante inaspettata dobbiamo essere noi, testimoni di fede, di parola, di vita, di speranza, certi che Dio è dalla nostra parte. E se Dio è con noi, chi potrà essere contro di noi? Non dobbiamo avere paura, ma dobbiamo essere forti e certi che le nostre azioni determinano il nostro essere e che il nostro essere prima o poi finirà. Dobbiamo solo scegliere se morire da inetti o da valorosi combattenti. Se preghiamo e compiamo la volontà di Dio, rifiutando i compromessi del male, saremo rivestiti dall'armatura della sua grazia e forza. Provare per credere. Quindi, cari amici, dico a voi e a me stessa, ora, basta avere paura. Basta rimanere in silenzio per paura delle conseguenze. Forse che il silenzio ci abbia evitato qualche danno? Direi proprio di no. Quindi, con chiara fermezza, dobbiamo opporci con tutte le nostre forze, con la grazia che solo Dio potrà darci, a leggi inique, come il divorzio. Dio unisce e non divide. Sor Lucia di Fatima ha detto che l'ultimo attacco del demonio sarebbe stato contro la famiglia. Direi che ci siamo in pieno. Aborto ed eutanasia. Dio dona la vita, non la morte, che è la conseguenza del peccato. E che dopo, grazie al sacrificio di Cristo, per noi cristiani la morte è nascita vita nuova, che in base alle nostre libere scelte potrà donarci il premio alla pena eterna. Questo è importante ricordarlo. Inoltre Madre Teresa di Calcutta ha detto: se una madre può uccidere il proprio figlio, cosa mi impedisce di uccidere te e a te di uccidere me? Nulla. Inoltre, cari amici, dobbiamo sapere che chi fa del male ai bambini spegne la luce del mondo. Perché fare del male a un bambino significa fare un crimine non solo contro una singola vita, ma contro l'intera umanità. Ed è questo il motivo per cui l'umanità dovrà attraversare la tribolazione, perché la tribolazione sarà la purificazione di tutto questo male in cui siamo sommersi e immersi. Unioni civili,
ci hanno fatto pure quelle. Dio ci dà l'esempio della Sacra Famiglia. Il demonio scimmiotta il contrario. Le DAT, disposizioni anticipate di trattamento per evitare il dolore. Chiara Luce Badano diceva: se lo vuoi tu, Gesù, lo voglio anch'io. Ed è con questa disposizione d'animo che dobbiamo affrontare la sofferenza. Con questo non è che vi dico che sia facile o che bisogna chiedere la sofferenza, ma si arriva perché è volontà di Dio. Dobbiamo accettarla e offrirla. Una volta la mamma di Visca, a Medjugorje, vedendo soffrire tanto sua figlia, le ha detto: ma chiedi alla Madonna di diminuire la tua sofferenza. E lei le ha risposto: ringraziamo Dio per questo dono, perché attraverso queste sofferenze Dio sta salvando tante anime. So che è difficile, ma dobbiamo vedere la sofferenza con occhi nuovi, con gli occhi della fede. Allora sarà più facile sopportarla e offrirla. Eutanasia. Noi non siamo padroni delle nostre vite. Dio dona la vita e Dio la toglie. Il resto è solo peccato mortale. E se qui non si sopportano sofferenze limitate nel tempo, dobbiamo sapere che all'inferno le sofferenze saranno eterne. Mistici hanno visto l'inferno e hanno detto che il più grande dolore qui sulla terra è il più piccolo giù all'inferno, però eterno. Teoria gender, introdotta nelle nostre scuole per deviare i nostri figli. Il Vangelo secondo Marco riporta: chi scandalizza anche uno di questi piccoli che credono in me, è meglio per lui che gli si metta una macina da asino al collo e venga gettato nel mare. LGBTQ e chi più ne ha, chi più ne metta. Ricordo solo che nella Genesi Dio creò l'uomo a sua immagine. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra. Eravamo un paese cattolico, anzi, il cuore pulsante del cattolicesimo in quanto sede del soglio di Pietro. Però dobbiamo essere obiettivi. I nostri governanti hanno fatto tutto ciò, ma noi glielo abbiamo permesso. Quindi la colpa è soprattutto nostra, perché siamo complici su quanto avvenuto. Ora stiamo solo pagando le conseguenze. Però, se non vogliamo perpetrare l'errore, dobbiamo cambiare metodo, perché errare è umano, ma perseverare è diabolico. Bene, cari amici, io questa sera ho voluto fare una diretta un po' più breve, perché era troppo lunga l'altra. Penso, ho voluto analizzare appunto da questa angolatura ciò che ho detto, ma nella prossima diretta farò proprio un'analisi prettamente politica in riferimento a ogni partito candidato, ecco. E quindi vi dirò poi la mia opinione, ovviamente fatene l'uso che volete, nel senso sentitevi liberi nelle vostre scelte. Le mie sono solo considerazioni ad alta voce, fatte insieme a voi. Adesso per chiudere questa diretta, ho dimenticato di prendere il libro dei messaggi, ma sono organizzata. Vi prendo un messaggio a caso dal cellulare, qua c'è il programmino. Se sapeste, qua la Madonna ci dice: se sapeste quanto vi amo, piangereste di gioia. E vediamo quale ci dà come messaggio, a caso la Madonna. Messaggio del 25 agosto 2022. Cari figli, Dio mi permette di stare con voi e di guidarvi sulla via della pace, affinché attraverso la pace personale possiate costruire la pace nel mondo. Io sono con voi e intercedo per voi presso mio figlio Gesù, affinché vi doni la fede forte e la speranza nel futuro migliore che desidero costruire con voi. Voi siate coraggiosi e non temete, perché, mamma mia, perché Dio è con voi. Cioè, grazie per aver risposto alla mia chiamata. Devo dire che la Madonna ci ha parlato. Scusa, cioè, io ve lo devo rileggere perché è un messaggio preso a caso.
messaggio del 25, cioè è praticamente quello che noi abbiamo proposto e lei ci ha risposto in diretta. Messaggio del 25 agosto 2022. Cari figli, Dio mi permette di stare con voi e di guidarvi sulla via della pace, affinché attraverso la pace personale possiate costruire la pace nel mondo. Io sono con voi ed intercedo per voi presso mio figlio Gesù, affinché vi doni la fede forte e la speranza nel futuro migliore che desidero costruire con voi. Voi siate coraggiosi e non temete, perché Dio è con voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Scusate, ma mi sono veramente emozionata. Allora, cari amici, ci rivediamo qui sempre alle ore 21, giovedì prossimo, il 22 settembre. Vi saluto caramente, vi mando un grande abbraccio e vi ringrazio. Ciao.